Domenica 5 maggio a Perugia si è tenuta la presentazione del programma della candidata sindaco per il centro-sinistra Vittoria Ferdinandi. L'appuntamento arriva dopo un iter fatto di incontri, confronti e una campagna d'ascolto sul territorio che ha riguardato tutti i quartieri di Perugia. Oggi presentiamo il programma della coalizione Alleanza per la Vittoria, che, lasciatemi dire, prima di tutto il frutto di un grandissimo progetto e processo di partecipazione che ha visto la politica organizzata a lavorare insieme ai tavoli dei tecnici e insieme ai tavoli partecipatissimi, all'interno dei quali abbiamo voluto ascoltare le esigenze dei cittadini e dei territori. Di fronte ad una città e alla fotografia di una città completamente frammentata, abbiamo scelto di rovesciare lo sguardo e di pensare ad una città come ad un organismo unico, come a un sistema che deve prima di tutto produrre benessere e qualità della vita per i suoi cittadini e per le sue cittadine. Per questo la qualità sarà la stella polare che dovrà guidare tutto il nostro agire politico: la qualità dei servizi, la qualità della sanità, la qualità del lavoro e la qualità dell'ambiente. Ci occuperemo prima di tutto di sanità, che abbiamo scoperto essere una delle urgenze più importanti che caratterizza la vita dei nostri cittadini. Lo faremo creando un grande osservatorio comunale che possa tornare a svolgere il suo ruolo di controllo sulle prestazioni offerte dal sistema sanitario nazionale ai nostri cittadini e alle nostre cittadine. Parleremo di sanità di prossimità e territoriale, andando a rafforzare quelle che sono le strutture sociosanitarie che rappresentano l'ossatura del nostro welfare moderno. Ma parlare di benessere, di qualità della vita, significa anche parlare di ambiente. Per questo redigeremo un grande piano contro i cambiamenti climatici, che dovrà portarci verso un modello di città spugna, una città che sia capace di custodire e valorizzare quelle che sono le nostre risorse naturali, che sono il nostro bene più prezioso. Ma parlare di benessere significa anche e soprattutto parlare di qualità e dignità del lavoro. Per questo all'interno del nostro programma elettorale ci sarà un grande patto sul lavoro, il cui primo obiettivo dovrà essere quello di difendere la dignità e la qualità del lavoro di tutti attraverso l'applicazione della clausola del salario minimo di 9 euro su ogni contratto di appalto, di servizi e di opere di cui il Comune si farà promotore.